Come si rinnova lo shopping nel centro storico? Esperienze internazionali a confronto. Questo è il tema di un convegno organizzato da Confcommercio della provincia di Ravenna e sono stati presentati i risultati dell'indagine sulle abitudini e sulla mobilità per gli acquisti dei consumatori verso i poli commerciali naturali di Ravenna, Cervia, Faenza e Lugo. Nel centro storico si acquista con un rapporto molto più a livello umano, diciamo così. Al centro commerciale si fa l'acquisto, questo è normale, ma non è tanto questo che interessa, perché comunque sempre commercio è, quindi sempre vendita va effettuata. Quello che ci preoccupa e che ci porta a fare questi incontri è invece il guardare un pochino più avanti, perché potremmo trovarci con dei disastri nei centri storici della città che poi difficilmente riusciremmo con una certa velocità a ripristinare. Insomma, questo è il problema grosso. E come si può fare per valorizzare le peculiarità di questi negozi del centro? Ma c'è un lavoro enorme da fare, perché noi abbiamo vissuto questo cambiamento epocale che l'Europa ha già vissuto qualche decennio prima di noi, e quindi loro sono arrivati già molto avanti rispetto a noi. Noi invece stiamo ancora salendo e stiamo ancora in una situazione di incredulità. Ecco, non c'è commerciante che non speri che quello che era 10 anni fa possa ritornare. Purtroppo questo non può succedere, non succederà. Quindi se non c'è una spinta, se non c'è una controtendenza, se non c'è un'inversione di ragionamento e di azione, perché poi e soprattutto di investimento, ecco perché anche l'urgenza, perché già è difficile investire, ma più andremo avanti più sarà difficile. Quindi se non cogliamo questi momenti in cui ancora qualche possibilità di investimento l'abbiamo, diventerà assolutamente grave la situazione.